Adesso il professor Cencetti che ci parlerà in particolare, come avevamo detto prima, di farci capire che cosa succede a monte delle spiagge, cioè che cosa succede, come arriva questa sabbia, o meglio, come non arriva più purtroppo questa sabbia, e quindi come il fenomeno dell'erosione costiera sia diventato un problema così grave. Prego, professore. Da farmi sentire da tutti voi. Il mio è un intervento iniziale di inquadramento, direi, di quello che può essere lo studio dei corsi d'acqua, visto dalla parte di un geologo. Io sono un geologo dell'Università di Perugia, insegno geologia applicata al Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università. E quindi vorrei parlarvi di quello che noi chiamiamo l'approccio morfologico sedimentario, le forme quindi dei fiumi, i sedimenti che sono all'interno dei fiumi, e quindi quello che il geologo può dare come contributo. Vedremo poi come inquadreremo alcuni concetti particolari di rischio, sia rischio idraulico, rischio di alluvione e rischio di erosione, che poi è quello che più ci interessa ai fini di un corretto ripascimento dei litorali, per inquadrare appunto il problema dell'erosione dei fiumi, che è alla base dell'erosione costiera. Il fiume, anzi quello che noi chiamiamo il sistema fluviale, perché come vedete è dato da tre elementi: l'alveo, che è la parte centrale dove appunto l'acqua è presente sia in condizioni di magra che in condizioni di piena; la pianura alluvionale, che è quella appunto che viene chiamata così proprio perché è caratterizzata dalle alluvioni del fiume; e cosa che viene a volte trascurata, le fasce di pertinenza fisico-biotiche, in pratica tutto quello che in gergo geologico viene chiamato lo stream corridor, cioè il corridoio fluviale, che è tutta quella parte in cui il sistema fluviale in qualche modo fa risentire i suoi effetti, quindi anche per esempio da un punto di vista botanico, da un punto di vista faunistico. Nella sua biodiversità, l'uomo spesso l'ha stravolto, ho messo biodiversità tra virgolette proprio per questo, e quindi ha ristretto questo stream corridor, oppure addirittura l'ha occupato in modo da renderlo sicuramente più vulnerabile. Il fiume, dicevamo, il sistema fluviale è una risorsa, perché è un ecosistema con diversi habitat, è una riserva d'acqua, fini energetici, ma non solo, irrigui, idropotabili, quindi è un'interessantissima risorsa. Può diventare chiaramente una minaccia per l'ambiente che lo circonda se specialmente non lo gestiamo in maniera corretta, e ora vedremo che cosa significa non gestirlo in maniera corretta. La conoscenza dei fiumi manca. Che significa conoscenza dei fiumi? Conoscenza dei processi di dinamica fluviale, cioè di quei processi che indicano il comportamento di questo sistema in risposta a certi input che vengono dati, siano essi artificiali o naturali. Un input naturale è un evento meteorico estremo, un forte acquazzone, quelli che provocano spesso le cosiddette catastrofi idrogeologiche, oppure un input artificiale potrebbe benissimo essere un'opera che in qualche modo interferisce con la dinamica fluviale, un ponte, ma ancora di più una diga, delle difese di sponda e tutto quello che possiamo fare interferendo con i corsi d'acqua. Bene, capire questi processi e capire come il fiume reagisce, come se fosse un essere pensante a tutti questi input, significa riuscire a correggere il nostro comportamento e quindi a gestire il sistema in maniera corretta. Questi processi, che sono processi essenzialmente di erosione, trasporto e sedimentazione del materiale, rappresentano la tendenza evolutiva che, ripeto, può essere naturale o indotta dall'uomo del sistema alluvio-pianuro-alluvionale. Perché è importante conoscere il fiume e conoscere questo suo comportamento? Per capire, per esempio, le reazioni del sistema a ogni intervento teso a valorizzare e mantenere gli habitat fluviali, le reazioni del sistema alla progettazione, come vi dicevo prima, di opere fluviali, valutando gli effetti nel fiume,
la loro stabilità, la loro durabilità, l'efficienza, le reazioni del sistema alla gestione dei sedimenti. Spesso i fiumi, lo vedremo, sono stati depredati dai loro materiali. C'è stata un'attività estrattiva molto intensa, soprattutto dal dopoguerra ad oggi, che ha portato i fiumi nelle attuali condizioni, condizioni di forte erosione, di forte deficit di trasporto solido, che è alla base dei problemi che voi avete qui sul litorale del Tevere. Progettare i lavori ordinari e straordinari di manutenzione, quella che viene chiamata di norma sistemazione degli alvei fluviali, che molto spesso, lo vedremo, fa più danni che benefici. Quando? Quando appunto si fanno interventi senza conoscere le reazioni del fiume, e vedremo degli esempi. E quindi è importante il livello di conoscenza per la possibilità di prevedere la sua tendenza evolutiva. Qui vedete un tratto del fiume Giallo, come si è evoluto in circa 2 o 3 anni dopo la costruzione di una diga, la diga di Xanexia, appunto in Cina. Vedete nella parte iniziale, quella superiore, la presenza di molti corpi sedimentari, delle barre, sedimenti all'interno dell'alveo, che gradatamente sono diminuiti fino quasi a scomparire. Perché? Perché la diga ha un effetto trappola, cioè non trattiene solamente acqua, ma trattiene anche sedimenti, evidentemente. E se i sedimenti vengono trattenuti, non passa. Per quanto riguarda lo studio dei fenomeni fluviali, due sono gli approcci fondamentali. Un approccio che possiamo definire idrologico-idraulico, classico dell'ingegneria idraulica, e quello tipico del geologo, appunto, morfologico-sedimentari. Due approcci che non sono in competizione e in alternativa tra loro, ma devono assolutamente agire in sinergia. L'uno non può fare a meno dell'altro. L'approccio idrologico-idraulico è appunto quello dell'ingegneria idraulica, utilizza metodi statistici, per esempio delle serie storiche di precipitazioni, quindi di afflussi, di deflussi, misurazioni delle portate, dei fiumi, eccetera. Utilizza le leggi dell'idraulica e i metodi statistici per definire i rapporti tra l'alveo fluviale, i sedimenti che ci transitano, la corrente idrica. Proprio perché i fenomeni sono molto complessi, spesso si utilizzano anche dei modelli fisici in scala, vengono costruite, come vedete, delle canalette per studiare il comportamento in scala e portarlo poi a livello generale in quelle che sono le condizioni reali. Il nostro approccio, quello dei geologi, non considera serie storiche, ma considera soprattutto quelli che possiamo definire gli effetti formativi, cioè le forme che noi abbiamo nel fiume e che sono il risultato di certi processi. Questo rende possibile, ora vedremo degli esempi, studiare un problema e risolverlo in tempi che di norma sono compatibili con la progettazione. Cioè molto spesso in certe aree, non avendo dati storici, c'è quasi una tendenza a dire vabbè, non posso conoscere bene il fiume, quindi la progettazione è più complessa. No, osservalo il fiume, perché il fiume ti dà tante risposte a quelli che sono i tuoi quesiti. Cosa significa infatti più in particolare questo approccio geologico, morfologico, sedimentario? Significa osservare, analizzare, studiare il fiume, descrivere le sue forme con un linguaggio che sia il più possibile quantitativo, e i caratteri morfologici e sedimentari, cioè i sedimenti che ci sono e le forme che acquista il fiume, sono una fonte eccezionale per questo processo di conoscenza di cui parlavo prima, perché rappresentano la storia del sistema. Guardate due esempi. Il primo, siamo in Argentina, sulle Ande argentine. Vedete questa specie di terrazzo che si è venuto a formare, prendo questo almeno, ecco, questo terrazzo qui, guardate, che si è venuto a formare qui. Devo stare qua perché altrimenti questo non funziona. Questo qui. Sono sedimenti alluvionali, sedimenti che erano stati depositati dal fiume, e il fiume poi ha subito un processo di incisione, per cui si trova più in basso. Cosa posso dedurre, anche non avendo serie storiche di dati, che il fiume un tempo sedimentava e oggi sta erodendo. Guardate qui, vegetazione addossata all'albero. Cosa significa? Che l'acqua sicuramente è arrivata qui. Non ho misurazioni di portata, non ho serie storiche, ma so per certo che il livello idrometrico, il livello del fiume, è arrivato lì perché la vegetazione è stata addossata. Questo significa
appunto osservare, come vi dicevo, e descrivere quantitativamente. Un altro esempio, siamo qui nel bacino del Tevere, questo è il fiume Paglia, quello che stavo dietro. Guardate la stessa cosa, vedete come qui esistono dei sedimenti alluvionali, quelli ciottolosi, e poi sotto, quella fascia grigia, sono le argille di base. Il fiume che cosa ha fatto? Ha prima sedimentato, in tempi storici probabilmente, dopodiché ha reinciso i suoi stessi depositi e oggi è arrivato a incidere le argille, il substrato, quindi è andato incontro a un processo di erosione molto intenso. Senza esagerare in quella che naturalmente è l'operazione di osservazione e di rilevamento, quello che importa però, questo sì, è la corretta interpretazione del dato. La foto dice, se vedete delle pecore in questa foto vi state sbagliando, dovete mettere degli occhiali, non sono pecore. Il dato c'è, ma va correttamente interpretato, perché se lo interpreto malamente, evidentemente posso raggiungere risultati sbagliati. Quali sono questi caratteri morfologico-sedimentari? Molto velocemente, il canale, che a volte varia di numero a seconda del tipo di fiume, le sponde dell'alluvione, che possono essere alte, basse, in incisione o in deposizione, i corpi sedimentari, appunto, le bare. Guardate, queste vengono distinte in base alla posizione all'interno dell'alveo. Posso parlare di barra di flesso, barra longitudinale che sta in mezzo al fiume, le barre di neandro, quando il fiume compie un'ampia curva, laterali alternate, che indicano, guardate, da una parte e dall'altra, indicano che il filone della corrente va a zigzag, nonostante il fiume sia correttamente impostato in maniera rettilinea. Barre che si formano alla confluenza, barre diagonali addirittura che si formano quando c'è un apporto solido da parte di un tributario. Per valutare il grado di mobilità di questi corpi sedimentari si ricorre alla vegetazione. Abbiamo barre nude, libere da vegetazione, inerbite, cespugliate, arborate, coltivate o addirittura abitate, quelle dell'isola Tiberina. No? Ecco, il grado di mobilità delle barre varia dall'ultima alla prima, cioè le barre nude sono quelle più mobili, quelle che si muovono e che quindi continuamente vengono messe in gioco dalla corrente idrica. Le più stabili sono quelle abitate, ovviamente, altrimenti l'uomo non ci avrebbe fatto delle costruzioni sopra. Quindi questo indica evidentemente quanto il fiume possa essere stabile o no. Le forme di fondo, abbiamo per esempio i cosiddetti raschi e pozze, come vengono chiamate, riff rapide e riff che sono tipici degli ambienti montani. Le dimensioni dei sedimenti, che spesso vengono valutate da noi geologi sia in situ, a volte occorre anche per esempio il sommozzatore per prendere dei campioni quando la profondità è elevata, e in laboratorio facciamo delle analisi per setacciatura o delle analisi per sedimentazione secondo la granometria. Le confluenze, valutando soprattutto i loro apporti ai collettori principali, le componenti biotiche, la vegetazione, che spesso può contribuire a sicuramente stabilizzare le sponde, come in questo caso. In questo caso invece può costituire una seria minaccia, specialmente quando non riusciamo a manutenzionare gli alvei. Anche i caratteri antropici, come vi dicevo, sono oggetto dell'analisi, per esempio le opere trasversali e longitudinali. Perché? Perché documentano qual era lo stato dell'alveo al momento della loro realizzazione. Se io guardo questa figura, mi accorgo che esiste un ponte, come vedete, i cui piloni sono scalzati. Perché? Perché il fiume ha inciso, sta andando verso il basso, sta erodendo. Che cosa ha fatto l'uomo? Ne ha costruito un altro che sta subendo la stessa fine, a fianco, guardate. Ecco, se io non comprendo prima perché il fiume erode, è inutile che costruisco un'altra opera, sto solamente spendendo soldi. E il discorso può essere esattamente all'opposto. Guardate, un ponte di una ferrovia che è stato costruito in una zona invece in cui c'è un eccesso di materiale, al contrario, un eccesso di sedimentazione. Quindi il prossimo ponte sarà costruito leggermente più in alto. Non ho risolto il problema è a monte. In particolare, guardate, le fondazioni dei ponti da noi sono sempre molto scalzate. Allora, se io riesco a capire quando è stata fatta l'opera, e l'opera non è stata fatta in queste condizioni, ovviamente poggiava su materiale magari coperta dall'albero, e oggi la trovo così,
io posso valutare qual è il tasso di accrescimento. Ecco l'approccio morfologico sedimentario, cioè quello di cercare di valutare e di quantizzare il più possibile dalle osservazioni che noi possiamo fare nel fiume certi fenomeni. Le attività che influiscono direttamente sulla dinamica fluviale, queste sono importantissime, l'estrazione d'alveo, che come vedremo è un'estrazione che purtroppo continua ancora, e anche tutte quelle attività che influenzano indirettamente. Pensate come è variata l'attività agricola, dai buoi si è passato ai trattori, trattori sempre più potenti, che comportano una forte degradazione del suolo e quindi fattori di erosione sicuramente maggiori, specialmente quando magari campagne di quel genere vengono abbandonate, come spesso è accaduto negli ultimi decenni. Le osservazioni, descrizioni, misure e analisi di questi caratteri portano a valutarlo a scale spazio-temporali diverse. Per esempio questa è una scala a livello di bacino idrografico, in cui valuto come è variata la rete idrografica in tempi geologici, quella che chiamiamo la piccola scala, quello è il bacino dell'Arno, per esempio. Media scala, che riguarda la valle, che quello è il fiume Paglia, vedremo poi ciò che ha subito in questi anni, fino alla grande scala, cioè la scala di dettaglio, che è quella in cui le variazioni avvengono in tempo reale e riguardano gli eventi del recente passato e quelli attuali, e quindi se queste modificazioni avvengono in maniera particolarmente perturbante per l'ambiente diventano ovviamente variazioni rischiose. Per quanto riguarda il rischio è necessario dire una cosa, che spesso i fenomeni di inondazione e alluvionamento, le cosiddette catastrofi idrogeologiche, non sono altro che reazioni a quelle a un'errata gestione appunto del sistema da parte dell'uomo. È un rischio idraulico, cioè quello da alluvione, così definito come dai piani di assetto idrogeologico, deve essere associato a un rischio da dinamica d'alveo, spesso il primo è conseguenza diretta del secondo. Che cos'è il rischio da dinamica d'alveo? Ve la faccio corta, è quello dovuto ai fenomeni di erosione, sedimentazione, trasporto che abbiamo visto e che determinano, evidentemente, sono determinati da uno squilibrio tra la capacità che ha il fiume di trasporto e il materiale che effettivamente ha a disposizione. Questo è il fiume Romano, che ha un triste primato in Europa, quello di essere il fiume che ha subito il più rapido approfondimento dell'alveo. Siamo sottoterra, questo sfocia nell'Adriatico. Quel problema che abbiamo visto nel Paglia, i sedimenti alluvionali che venivano reincisi, qui è decuplicato. I sedimenti rappresentano quella sottile striscia scura che si vede superficiale, il resto sono le argille. E guardate, c'è una parete di circa 20 metri. Cioè il fiume si è approfondito in qualche decennio di 20 metri, è una cosa paurosa. E quando le modificazioni avvengono così rapidamente non possono essere naturali, perché non c'è nessun fenomeno geologico, se non il terremoto, che agisca in maniera così rapida, se non c'è l'azione dell'uomo. Il fiume non presenta, cioè, solo una mobilità planimetrica, come può avvenire, vedete, in un meandro, ma anche e soprattutto una mobilità altimetrica. Questo è il fiume Po, guardate, dal 54 al 91 si è approfondito di circa 10 metri, anche lui. E il Tevere nelle stesse condizioni. Il rischio da dinamica d'alveo avviene quando questa mobilità planimetrica e altimetrica praticamente interferisce con le attività umane. Qual è il trend evolutivo attuale? Sto terminando, c'è ancora qualche minuto? Sì. Il Tevere non fa eccezione, perché il trend evolutivo attuale è quello di un forte approfondimento, come avete visto anche da quelle figure. Questo è il Tevere appena a valle della diga di Montedoglio, che forse qualcuno conosce, vicino Arezzo, nell'alta Val di Verina. Guardate come in basso a destra il Tevere anche lì ha raggiunto il substrato roccioso dopo aver depositato i suoi sedimenti alluvionali. Stessa cosa per i suoi affluenti, come il Paglia, che già abbiamo definito. Quello è il ponte della Dunata Orvieto. Guardate come le fondazioni sono completamente scalzate, ad indicare evidentemente il processo di erosione e approfondimento. E arriviamo alle cause, perché questo è quello che ci interessa. Le rettifiche, le arginature. Spesso i meandri sono stati tagliati perché magari quella zona veniva alluvionata e allora si è preferito tagliare il meandro e andare dritti per dritti. Che cosa succede quando tagliamo un meandro, tagliamo un'anza? Beh, evidentemente, poi passo a quella figura, c'è un aumento della pendenza, un aumento del potere erosivo, perché il potere erosivo dei fiumi varia in funzione della velocità,
e la velocità della corrente varia in funzione della pendenza. Come facciamo a ricostruire questo? Ecco, un aspetto molto importante della nostra analisi è l'analisi storica. Cioè, noi siamo fortunatamente in un paese in cui i documenti cartografici storici non mancano. Abbiamo tutta una serie di catasti dell'Ottocento, del primo dell'Ottocento. Nell'Italia settentrionale addirittura abbiamo il catasto napoleonico, che è della fine del Settecento. Qui abbiamo il catasto gregoriano, perché eravamo sotto il Papa, quindi Gregorio XV. Bene, al sud abbiamo il catasto borbonico, per esempio. Sono carte fatte con una dovizia di particolari eccezionali, che ci fanno vedere qual era lo stato dei corsi d'acqua prima delle grosse trasformazioni che l'uomo ha potuto attuare, appunto dalla fine dell'Ottocento. E quindi ci dà un'idea di quella che era la tendenza evolutiva naturale del corso d'acqua e come l'uomo l'ha stravolta. Notiamo per questo che, per esempio, l'alveo è stato fortemente ristretto sempre. Perché l'uomo deve restringere l'alveo? Per conquistare terreno a fini agricoli, ma molto spesso, purtroppo, come è avvenuto dal dopoguerra in poi, per impiantarci delle cave e quindi estrarre materiale. Questo è quello che è successo all'Alta Valtiberina. Ovviamente in rosso vedete c'è la larghezza che aveva il Lodenfore nel 1800, e quella linea in celeste invece rappresenta la larghezza attuale. Vedete che fondamentalmente ridotta. Anche la riduzione di larghezza comporta un maggior potere erosivo. Se ci pensiamo bene, se dobbiamo far passare una corrente idrica in una sezione più stretta, questa cosa fa? È il tubo di Venturi, per chi lo conosce, cioè in pratica aumenta la velocità proprio perché si restringe la sezione. Ecco, guardate il Paglia, che cosa è successo al Paglia, il fiume di Orvieto. Guardate com'era nel 54, un alveo bello, largo, pieno di sedimenti, di barre nude. Le vedete, sono tutte bianche, non c'è la vegetazione. Cos'è successo andando avanti? Che l'alveo si è ristretto. Molte di queste barre, guardate qua, molte di queste barre sono diventate vegetate. Perché c'è andata la vegetazione? Perché non partecipano più al processo di trasporto solido. E quindi vengono fissate dalla vegetazione. E quando arriva una piena, quel materiale non viene più tolto, perché ormai è protetto dalla vegetazione. Il fiume si è inciso, ha lasciato queste barre sospese, c'è andata la vegetazione, quando arriva la piena queste barre non vengono più mosse e quel materiale non arriva più a valle. Ecco il deficit di trasporto solido. È un processo che si autoalimenta. E perché si è inciso? Si è inciso per via dell'attività estrattiva. Lungo il Paglia c'è l'autostrada del Sole. Vi dico solo questo. L'autostrada del Sole è tutta in rilevato. Da dove l'hanno preso il materiale? Dal fiume. E ecco l'attività estrattiva, che è la causa fondamentale di tutti i disastri che noi troviamo all'interno del nostro corso d'acqua, dei nostri corsi d'acqua, perché provoca un deficit di trasporto solido. Le buche che fa l'uomo devono essere riempite dal materiale che proviene da monte, e se il fiume impiega quel materiale per tappare le buche che fa l'uomo, ovviamente a valle non ne porta più, e non ne porta più neanche alla foce. Da qui il problema. Il deficit di trasporto solido quindi causa un aumento dei processi erosivi. Nel caso dell'Alta Valtiberina addirittura ha provocato un problema di vulnerabilità degli acquiferi, della falda. Cioè tutti quei laghetti che vedete in celeste sono laghetti di falda, cioè dovuti alle cave, per cui l'acqua c'è andata, assolutamente sprotetta, e quindi attualmente molto vulnerabile. Basta il solito imbecille di turno che butta qualcosa all'interno di quei laghetti, e magari anche un animale morto, come è successo, per inquinare completamente tutta la parte. Dighe, briglie e reforestazione, non me ne vogliono gli ambientalisti. Le dighe che cosa fanno? Hanno un effetto benefico di laminazione delle piene. Quando piove viene stoccata acqua e quindi viene rilasciata gradatamente, questo è un effetto benefico ai fini delle alluvioni. Hanno un rovescio della medaglia, quello di accentuare il deficit sedimentario, perché costituiscono un effetto trappola per i sedimenti. E dal dopoguerra in poi, ma ancora di più, il periodo dell'autarchia, il periodo del fascismo, sono state fatte tante dighe, perché l'Italia era una regione, un territorio povero di energia. L'unica energia a disposizione qual era?
energia idroelettrica, passavamo dalle Alpi al mare in così poco spazio, per cui i salti, le differenze di altitudine erano tali, facciamo le dighe perché l'energia idroelettrica è quella più interessante. Beh, è un'energia pulita, ben venga, non possiamo farla in maniera indiscriminata, perché gli effetti sono questi poi. La riforestazione ha lo stesso effetto. Se noi riforestiamo in maniera indiscriminata, tratteniamo materiale che invece potrebbe essere, questa volta in maniera benefica, eroso e potrebbe arrivare al fiume. Se ci sono delle frane, se ci sono dei terreni erosi in certe porzioni del nostro territorio, ben vengano, perché se un fiume ha fame di sedimenti deve essere sfamato. Okay? E quindi non possiamo riforestare e rimboschire in maniera indiscriminata, è sbagliato. È sbagliato dal punto di vista di quello che è un equilibrio dal punto di vista ambientale. E arriviamo ai lavori di sistemazione errati. Guardate, un esempio molto tipico, quello del torrente Virginio, siamo nell'Arno, ma potrebbe essere generalizzato a tanti nostri corsi d'acqua. Vennero fatti tempo fa dei lavori di sistemazione che hanno comportato un allargamento della sezione, nella convinzione che il materiale, il fiume, passava meglio come corrente idrica se la sezione veniva allargata. Peccato che hanno allargato la sezione asportando materiale, come vedete. I cavatoni sono stati pagati in natura. Tu mi sistemi l'alveo, quel materiale lo puoi prendere e portartelo via. Ok? Bene, guardate cosa è successo. Questo è l'alveo sistemato, che volutamente l'ho messo tra virgolette. Un'autopista. Io sfido chiunque a trovare un alveo naturale che si trova in queste condizioni. Quindi questo è quello che hanno fatto. Cosa ha fatto il fiume? Guardate un anno dopo. Ha cercato di ricostruire, secondo la sua tendenza evolutiva, ha cercato di ricostruire un canale all'interno della zona che l'uomo aveva sistemato, approfondendosi. E quando al fiume gli sono state date le armi per poterlo fare completamente, quindi alla prima seria piena che si è verificata, il fiume ha fatto questo. Il fiume si è andato a riprendere tutto quel materiale dove poteva, e ora poteva farlo, perché aveva quest'arma a disposizione, la piena, e provocando quindi dei processi di erosione verticale e laterale che prima proprio non esistevano. Guardate qui, in origine quella era una barra, la sistemazione che cosa ha comportato? Questo. Questa sezione era stata giudicata insufficiente per far passare l'acqua. E allora che facciamo? Slanghiamo tutto. No? Portiamo via quel corpo sedimentario, in parte era vegetale, c'era anche un ponte che ci stava sopra, porto via il materiale e il fiume come ha reagito? Così, ha scalzato al piede il ponte, perché si è preso il materiale. E quindi l'uomo che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto fare una sottofondazione o qualcosa per ripristinare, quindi spendendo un mucchio di soldi, molto più di quelli che il cavatore è riuscito a ricavare dalla vendita di quel materiale inerte della barra. Vabbè, vado avanti perché altrimenti carenza di manutenzione di aree, altri fattori di rischio geologico, spesso la vegetazione sappiamo come deve essere in qualche modo manutenzionato l'alveo. I corsi d'acqua sono stati fortemente invasi nel loro piano alluvionale. Quello è l'abitat di Subiano, siamo nell'Arno, ma molte zone del Tevere sono la stessa cosa. Nel 54, dove non so se si riesce a vedere il corso d'acqua, a metà è quella sottile striscia, intorno c'erano tutti i campi coltivati, nel 1993 già, guardate, un agglomerato urbano. E quelle sono zone che sono di pertinenza del fiume. Nel momento in cui arriva l'alluvione, è un fiume che va in alluvione, non è un fiume cattivo, è un fiume che fa il suo lavoro. E certo che se incontra un campo coltivato a mais, o incontra delle abitazioni, evidentemente il comportamento è diverso. Guardate Orvieto, come si presentava nel 54, quello era il fiume Paglia. Bene, guardate cosa è successo oggi. L'espansione edilizia, guardate dove è venuto, proprio in corrispondenza del lato del Paglia. Allora non ci dobbiamo meravigliare se nel 2012 è successo quello che è successo. Nell'Orvietano con dei danni enormi alle abitazioni. Questo è l'Orvieto, in alto a sinistra. Quella è l'autostrada, la direttissima Firenze. Aumento delle concentrazioni di deflusso, i fiumi sono stati incanalati, sono cementati,
e la cementazione porta inevitabilmente, non vi spiego questa figura ma intuitivamente lo capite, se arriva una cementazione l'acqua non si infiltra e defluisce superficialmente. Oggi ai fiumi arriva più acqua di un tempo e ne arriva di più, arriva prima, quindi con un deflusso concentrato dovuto proprio a questo, alla cementificazione che in qualche caso è stata selvaggia. Se a questo aggiungiamo il dimensionamento delle luci dei ponti che è venuto male, cos'è allora che lega il rischio della dinamica d'alveo, che ho finito veramente, con il rischio idraulico? Cioè che cos'è che lega questi processi di erosione fondamentalmente con le maggiori alluvioni che noi vediamo? Guardate, un esempio molto simpatico per dire, il fiume Chiani è questo è il foglio geologico della zona di Orvieto, questo è il fiume Paglia e questa è la confluenza tra il fiume Chiani e il fiume Paglia, quella che vedete, quel circoletto qui è Orvieto, in pratica, vedete proprio intorno all'Orvieto Scalo c'è la confluenza e quello è il fiume Tevere, non so se riuscite a riconoscere il vaso di Corbara, la diga di Corbara, quella lì in bianco. Bene, noi abbiamo analizzato questi caratteri morfologici sedimentari antropici e abbiamo fatto delle carte a scala di dettaglio. Vi prendo questo piccolo tratto dei piani. Guardate, quel vermicello che vedete è il fiume attuale. In rosa abbiamo messo il paleoalveo, cioè quello che esisteva dalla nostra analisi storica, che era sicuramente più largo. Ma quello che più interessa è quella fascia zigrinata, vedete in celestino, bianca, con dei trattini celesti. Quella era una fascia che veniva annualmente alluvionata, cioè il fiume poteva chiaramente esondare in tutta questa fascia e l'uomo lo sapeva, per cui non costruiva niente lì. Oggi che cosa è successo? Che questa parte del fiume è andata fortemente in erosione, cioè il fiume si è approfondito. Quando arrivano le grosse piene, l'acqua riesce a passare, perché la sezione si è talmente approfondita che l'acqua riesce a passare, non è solda più. Ma quell'acqua doveva finire secondo voi, se il fiume non può distribuirla lungo tutto il suo percorso? Alla fine, in basso, a valle, tant'è che quella che è la zona di confluenza è una delle aree che viene continuamente alluvionata, proprio perché l'acqua che un tempo, ripeto, veniva distribuita lungo il suo percorso, oggi non c'è più. Allora la causa, scusate, di tutte queste alluvioni è veramente da ricondurre ai cambiamenti climatici, che molto spesso non li sto negando, non sto negando i cambiamenti climatici, ma spesso vengono considerati un alibi, perché c'è l'alluvione, c'è il cambiamento del clima. No, non è solo il cambiamento del clima, anzi è l'uomo che ha prodotto certe situazioni per cui ha reso più vulnerabile il territorio. Quindi l'uso del suolo è cambiato, la cementificazione, il consumo di suolo, l'urbanizzazione hanno creato portate maggiori, tempi di concentrazione e corrivazione che in gergo tecnico possono essere tradotti nel senso di dire che l'acqua arriva prima ai fiumi e ne arriva di più. Se a questo aggiungiamo l'attività estrattiva, le opere trasversali, la canalizzazione, che provocano un deficit di trasporto solido, come abbiamo visto, e un aumento dell'erosione verticale, quindi una maggiore efficienza idraulica delle sezioni. Le sezioni fanno passare quest'acqua, prima non la facevano passare, ma quest'acqua ora si concentra a valle, come abbiamo detto, e questo provoca inevitabilmente un aumento del rischio delle inondazioni e alluvionamento. Possibili soluzioni? Interrompere l'attività estrattiva di merdi, anche quella che abbiamo visto è camuffata da sistemazioni d'alveo. Evitare la riforestazione sempre e dovunque, e questo permetterebbe di aumentare il trasporto solido nei fiumi e compensare il deficit sedimentario. Costruzione di soglie, briglie selettive, filtranti che lasciano passare il materiale, quindi stabilizzano l'alveo in modo da stabilizzare l'erosione verticale, però contemporaneamente fanno passare il trasporto solido e questo potrebbe portare a un'interruzione di questo processo verticale. Infine il ripristino delle funzioni, delle aree di funzione delle aree di laminazione. Quei piani che abbiamo visto non riesce più a esondare in tutta quella parte, deve essere portato di nuovo ad esondare, perché almeno quella portata non si concentra in tutta parte. Quindi il fiume deve essere messo in condizioni di poter avere la sua funzione. E quindi queste casse di laminazione hanno un duplice scopo: abbattono i picchi di piena a valle,
e dall'altra il sistema fluviale riacquista la funzionalità che aveva in passato, la sua funzionalità naturale, e quindi i fenomeni di inondazione e alluvionamento avverrebbero, come il caso di quella cassa di laminazione, in zone controllate, lontane dalle centralità e infrastrutture, cioè io dedico una porzione di territorio a stoccare le pine e quindi non si produce. Un monito: l'acqua è la risorsa più critica della nostra vita e della vita dei nostri figli. La salute delle nostre acque è la principale misura di come noi viviamo sulla terra, e lo diceva Luna Leopoldo, che è stato uno dei più grandi geomorfologi fluviali. E una speranza, però. La speranza viene da René Dubois. C'è una resilienza fenomenica nei meccanismi della terra. Un fiume o un lago non muoiono quasi mai. Se gli dai anche la più piccola delle chance, la terra, spesso, la natura, torna indietro. E è proprio in questo grado di resilienza che forse sta il concetto di fiume sacro. Per questo che il fiume è stato considerato sacro. Non c'è religione, non c'è civiltà che non abbia il suo fiume sacro. Per i cattolici è il Giordano, l'acqua santa del Giordano che ha battezzato Cristo, per gli induisti c'è il Gange, gli egiziani hanno avuto il Nilo e così via. Potrebbero essere tanti gli esempi. Un qualcosa di sacro, quindi un qualcosa che dobbiamo profondamente rispettare. Vi ringrazio.